Buongiorno skillati! Estate fa rima con grigliate. Oggi vi introduco una tipica tradizione nord europea per le grigliate che sono i burri aromatizzati. Video velocissimo, sigla e ingredienti. Per fare i burri aromatizzati vi serve del burro, qualsiasi, ma a temperatura ambiente, quindi tenetelo fuori dal frigorifero almeno un'oretta prima, se fa molto caldo anche mezz'ora. Poi oggi andiamo a fare uno piccante al peperoncini, questi sono peperoncini freschi, si trovano almeno qui in Germania in ogni supermercato, uno al tartufo, un po' più complesso da trovare, ma se siete nella zona di Colonia scrivetemi e vi so trovare anche il tartufo, e uno aglio e erbe aromatiche. Questa, se volete, è la composizione più classica. Io ho preso un po' tutto quello che avevo sul balcone, quindi abbiamo della salvia, del rosmarino, dell'erba cipollina, del timo e dell'origano. E adesso andiamo a vedere come si fa, perché è semplicissimo. In questo caso ne faccio tre alla volta e quindi prendo tre ciotole e vado a dividere il mio burro. Adesso vedete che è morbidissimo, ne metto un po' di più per quello con le spezie, le erbe, perché ho più erbe, più aglio. E poi andiamo ad aggiungere in tutto un po' di olio d'oliva. Questo serve per mantenerli spalmabili anche dopo averli messi in frigorifero. Poi del sale, poi questo non mi serve più, lo metto via, e poi comincio con il primo, tac, metto tutto dentro. Mi raccomando, attenzione, questi sono proprio molto piccanti, quindi bisognerà che faccia attenzione a non toccarmi gli occhi dopo. E poi, spero che si veda, questo è stato fuori un po' il burro, quindi è molto morbido, semplicemente lo spalmate e lui è pronto. Poi io lo metterò in un tupperware con piccolino, con un coperchio, perché si solidifichi di nuovo. Quindi number one done. Number two, il mio tartufo tagliato fine 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 fine, in modo che tutto l'aroma venga fuori. Io nel tartufo metto anche un po' di pepe. E stesso discorso, vabbè, fa bene alla pelle il burro. E anche questo, già finito, lo metto qui. Cosa faccio con questo? Grossa sorpresa. La stessa cosa dentro. Questo è veramente, questo qui l'ultimo che sto facendo, il più classico dei classici qui in Germania. È veramente quello che si usa un po' in tutto e lo potete usare queste preparazioni, ovviamente se siete persone che mangiano la carne, sulla bella bisteccona alla griglia, ma anche sul pollo triste o cose di questo tipo. Dopodiché va benissimo anche, se siete vegetariani, sul toast, che è anche abbastanza la morte sua volendo, che è come li proveremo noi adesso, io e Mr. Cameraman. Adesso fate meno casino di quello che faccio io. E anche questo è pronto. Ragazzi, il video più corto della storia di Skills for Millennials. Sono pronti? Pausetta, tosto un po' di pane e poi li provo.
Schillati, andiamo a provare sto ben di Dio. Tostato un po' di pane, proviamo prima the tartufo. Un sogno. Tutto salato, il sapore del tartufo che viene fuori. Buonissimo. Prosecchino per sciacquare la bocca. Passiamo all'aglio e alle erbe. Proprio poco ne metto, eh? Tanto grassa sono. Una poesia. Questo veramente, ragazzi, fatelo. Se non avete le erbe fresche, fatelo con quello secco, va bene lo stesso. Sciacquino. Adesso andiamo a morire col terzo. Che piccantino. Piccante ma non troppo. Questo va proprio bene sulle carni bianche che hanno bisogno di un po' di energia. Ragazzi, fateli sia per la carne che per il toast, perché qualsiasi cosa si mantengono in frigo un pochettino, quindi li potete fare prima. E mi raccomando, se vi siete dimenticati di farlo a questo punto, abbonatevi, campanellina, commentini, seguitemi sui social se volete. Buon'estate! Ciao!